Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Se sentite ovviamente un rumore strano è il ventilatore perché fa ancora caldo da schiattarsi. Comunque ho acquistato da poco queste due nuove palette di make up. L'Affirmation, almeno nuove per me. Questa è l'Affirmation e questa è la Mermaids Forever. E voglio farvi una mini review e un mini tutorial di entrambe. In questo video vi faccio vedere la Mermaids Forever, una palette stupenda. Inoltre voglio dirvi che per questo video e per gli altri a seguire saranno disponibili i sottotitoli in inglese. Quindi se volete potete attivarli qui sotto in qualsiasi momento e anche se non siete italiane potete comunque seguire i miei video. Vi lascio alla palette, ciao. Ok, questa è la scatola in cui la palette vi arriva. La scatola è tutta azzurra davanti, qui purtroppo non si vede benissimo con la luce perché la scatola è specchiata, ma c'è la scritta Mermaids Forever in rilievo. C'è scritto Ultra Eyeshadow 32 Ultra Professional Eyeshadow e poi in francese, quindi Rond de Fard da Paupière Ultra Professionnel e ovviamente la marca. Dietro trovate tutti i colori contenuti all'interno della palette, ma non i loro nomi. Per i nomi trovate nella palette un foglietto trasparente con i nomi di ogni ombretto. Inoltre ovviamente c'è la lista con gli ingredienti e varie informazioni qua sotto. Questa è la palette in sé, nera come la maggior parte dei packaging di Makeup Revolution. Sinceramente sono rimasta un po' basita quando è arrivato perché me li aspettavo leggermente più grandi. Per essere una palette da 32 ombretti è abbastanza piccola, almeno per me è abbastanza piccolina. È leggermente più grande della Electric di Urban Decay, ma di poco. Quindi, questi sono i colori. Trovate ovviamente 32 ombretti e uno specchio enorme, grande come tutta la palette. Questo è il foglio con i vari nomi degli ombretti che sovrapposto alla palette vi dà precisi i nomi dei vari ombretti. Ecco qua. Allora, il range è varissimo. Trovate i vari bianchi, i perlati, i rosa, i viola, gli azzurri, i verdi, i marroni, ci sono i neri, ci sono i grigi, ci sono tantissimi colori. Ho avuto modo di utilizzarla in queste due settimane che ce l'ho avuta e sono riuscita a farmi un'idea ben precisa di questa palette. Allora, innanzitutto le dimensioni degli ombretti. Le dimensioni degli ombretti sono minuscole. Io ho confrontato con i centesimi e praticamente un ombretto è grande preciso come una moneta da 2 centesimi. Perfettamente una moneta da 2 centesimi. E vi danno praticamente 20 grammi di prodotto, quindi pochissimo prodotto, totale sono 20 grammi la palette, quindi pochissimo prodotto per ogni ombretto. All'interno trovate ovviamente gli shimmer, i metallizzati, gli opachi e gli opachi con i glitter. Da quello che ho potuto vedere provandola in questi giorni, la formula è abbastanza discontinua e disomogenea, cioè non tutti gli ombretti sono scriventi come gli altri. I metallizzati sono super scriventi, lo notate dal verde acqua all'interno, che è Fishtail, che è questo qui, ed è molto scrivente ed anche da bagnato scrive benissimo. Gli shimmer sono un pochino più difficili da lavorare e soprattutto non lavorano così bene da bagnati. Anche per quanto riguarda gli opachi, ovviamente la formula è abbastanza disomogenea. Ce ne sono un paio che scrivono bene, ce ne sono altri che sono praticamente invisibili. Prima di lasciarvi al video tutorial che ho realizzato, vi lascio le immagini con tutti gli swatch dei colori da vicino e ovviamente con i loro nomi, così potete vedere la loro scrivenza e come si comportano. Ok, come mio colore di transizione vado a prendere questo arancio qui che si chiama Creature. Il prossimo colore che vado a prendere è questo qui che è Kingdom.
Il prossimo colore che vado ad applicare è Whale. Vado a tamponare al centro della palpebra, vado a tamponare bagnato questo colore qui che è Waves. Nel primo terzo dell'occhio vado con questo qui che è Fishtail. Nell'angolo interno e al centro vado con questo colore qui che è Seashell. Questo era il tutorial. Allora, cosa penso realmente di questa palette? Ok, penso che per il prezzo che ha abbiate una ventina di ombretti che fanno veramente il loro lavoro. Il resto dei 32 potrebbero anche essere tolti dalla palette perché sinceramente a me non piacciono. Per dire, per esempio, il blu che ho utilizzato per la parte centrale, che è, se non sbaglio, Waves, non lo so, è un bellissimo colore a vedersi da qui perché è praticamente un blu con dei riflessi viola, bellissimo, l'avete visto anche dallo swatch, ha dei riflessi spettacolari, ma purtroppo qui si vede poco, però è davvero davvero blando, molto molto sheer, molto leggerino. Se volete un colore pieno dovete stare lì a stratificarlo e soprattutto è un colore che funziona malissimo da bagnato, lo avete visto nel tutorial, non si comporta affatto bene da bagnato, da asciutto è leggermente meglio, dovrò un attimino riprovarli tutti quanti. In questi giorni ho avuto modo di fare diversi trucchi e ho quindi avuto modo di farmi la mia impressione su questa palette. I metallizzati, come per esempio questi due qua sotto, che sono Ariel, già il nome dice tutto, e Pink Sea, sono spettacolari, sono i miei preferiti. Come avete visto degli swatch, scrivono che sono una meraviglia, sono secondo me i due colori migliori della palette. Anche Fishtail, che è questo qui che ho usato nell'angolo interno, è bellissimo e scrive da Dio sia da asciutto che da bagnato. Gli altri miei preferiti sono questi due qua sopra, sempre metallizzati, che sono Ancient e Starfish, scrivono da Dio. Per quanto riguarda la sezione dei viola, secondo me poteva essere stata, cioè poteva venire sviluppata in maniera migliore, perché la maggior parte dei viola, che sono appunto queste due file qui, sono un po' blandini, un po'... Io ho usato molte volte questo qui, che è Magic, come colore di transizione perché è opaco, però è sempre un po' blandino, un po' così. Per quanto riguarda queste tre file qui, che sono i marroni, i grigi e i verdi, devo ammettere che questo colore qui, che è Mineral, è davvero ottimo, è bellissimo, si stende da Dio, asciutto e bagnato, è bellissimo in entrambi i casi. Whale, che è il nero che ho utilizzato nel mio tutorial, non mi piace affatto, è praticamente blandissimo e soprattutto si sfuma non proprio bene bene. Ho avuto modo di provare in un altro trucco Prince, che è questo verdone qui, e anche questo mi ha lasciato un po' perplessa e soprattutto non mi è piaciuto tantissimo nella stesura, nella sfumatura, tende a fare macchia, tende a diventare un po' grigio una volta sfumato, nonostante io abbia utilizzato la gamma dei blu. Per il resto questi colori qui su sono davvero belli, anche questo marrone qua sopra che è Treasure è
fantastico, è bellissimo, si stende che è una meraviglia. Quindi secondo me l'unica pecca di questa palette sono quelli che dovrebbero essere gli opachi, perché sono blandi e si sfumano male. A me non piacciono affatto. Se avessero fatto un'intera palette, praticamente questo lo è, di metallizzati e shimmer fatti bene, sarebbe stata un'ottima alternativa alle varie palette colorate che ci sono in commercio, come per esempio la quella di Sleek, come per esempio anche, non lo so, l'Electric di Urban Decay per chi ha poco budget. Questa potrebbe essere un'alternativa valida se i colori opachi fossero abbastanza validi come il resto dei colori metallizzati che ci sono all'interno di questa palette. Ragazze, allora, il prezzo della palette è di 9,95€. La trovate sul sito italiano di Makeup Revolution, dovrebbe essere ancora in stock. Le trovate su Maquillalia, le trovate su tutti i vari siti che rivendono Makeup Revolution, ma io vi consiglio di andare a prenderle sul sito italiano, che è appunto makeuprevolution.it. Ve le lascio linkate qua sotto, sia il sito che il link per la palettina, perché è più facile che le troviate in stock. Sui vari siti secondari che le rivendono è molto probabile che non riusciate a trovarle. Il prezzo è di 9,95€, cambia ovviamente da sito a sito, chi 9,98€, chi 9,99€, però più o meno il prezzo è quello. All'interno trovate 20 grammi di prodotto totale e dalla scadenza e dall'apertura vale 12 mesi. Ragazze, questa è la fine di questa minuscola review con minuscolissimo tutorial. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, vi invito a seguirmi sui miei social, che trovate ovviamente linkati qua sotto, che sono Instagram, Facebook e Snapchat. Qui sotto trovate, come vi ho detto, il link al sito ufficiale di Makeup Revolution e il link per acquistare la palette Mermaids Forever, e trovate anche la lista con tutti i prodotti utilizzati per realizzare la base, che ovviamente ho fatto off camera. Vi ricordo anche che questo video, come tutti i prossimi a seguire sul canale, è sottotitolato in inglese, quindi attivate i sottotitoli se volete ascoltare o almeno leggere la descrizione della palette in inglese. Io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!